Laudate omnes gentes, laudate Domini, laudate omnes gentes, laudate Domini, laudate omnes gentes. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. O Padre, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola. In essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua. E perché non troviamo condanna nella tua parola, letta ma non accolta, meditata ma non amata, pregata ma non custodita, contemplata ma non realizzata, manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento dell'alleanza e comunione con te e con il Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola di Dio nel libro di Giosuè. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, aiutante di Mosè: Mosè, mio servo, è morto. Ora dunque, attraversa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso la terra che io do loro, agli Israeliti. Ogni luogo su cui si poserà la pianta dei vostri piedi ve l'ho consegnato, come ho promesso a Mosè. Dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, l'Eufrate, tutta la terra degli Ittiti, fino al mare grande, dove tramonta il sole, tali saranno i vostri confini. Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò, né ti abbandonerò. Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ho prescritto, mio servo. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Non ti ho forse comandato, sii forte e coraggioso. Non aver paura e non spaventarti, perché il Signore, tuo Dio, è
passate in mezzo all'accampamento e comandate al popolo. Fatevi provviste di liberi, poiché fra 3 giorni voi attraverserete questo Giordano per entrare a prendere possesso della terra che il Signore, il vostro Dio, vi dà in proprietà. Fratelli carissimi, questa sera con sordina, come sempre quando si riparte, riprendiamo il nostro cammino in compagnia della parola di Dio, questo cammino che dallo scorso anno abbiamo chiamato il mercoledì della parola. Ricorderete tutti che questa esperienza della parola nasce quando io sono venuto qui come vescovo per i tempi di Avvento e di Quaresima, periodi nei quali io mi recavo nelle diverse zone pastorali per fare una lezione divina a tutta la diocesi. Poi, man mano, forse abbiamo compreso che la parola di Dio è troppo importante per confinarla soltanto in 2 periodi, per quanto definiti dalla liturgia tempi forti, e si è sentita l'esigenza di spalmare un po' di più nel corso dell'anno questa esperienza. Lo scorso anno
quest'anno vorremmo tentare di riprenderla in presenza, senza trascurare anche la trasmissione online attraverso i nostri canali social, affinché anche chi non può essere presente qui stasera possa usufruire di questo servizio che il Signore ci permette di offrire alla nostra diocesi. Quest'anno poi, tenendo conto del progetto pastorale che vogliamo cercare di attuare e che nella cornice dell'ecologia integrale che ci siamo data come punto di riferimento per la nostra diocesi, ma che Papa Francesco ci ha offerto nella Laudato Si, che ha trovato il suo compimento in Fratelli Tutti, e tenendo conto dell'anno della Novis Laetitia, che in qualche modo ci richiama a riflettere sulla centralità della famiglia, e tenendo conto del processo sinodale, del percorso sinodale che la nostra diocesi, tutta la Chiesa italiana, tutto il mondo è chiamato a fare, quest'anno appunto abbiamo pensato di seguire una traccia nelle nostre lezioni mensili che è tratta dai libri profetici, tenendo conto di un testo che si intitola proprio I profeti e le relazioni familiari. Vogliamo tener conto di questo percorso perché ci permetterà di scoprire la famiglia sempre più come chiave di lettura per comprendere la sinodalità, la necessità di un camminare insieme, tenendo conto dell'identità di tutti, della vocazione di tutti, della missione che a ciascuno viene affidata. E anche perché, come sempre ci ripetiamo, la parola di Dio non è un libro delle favole, ma è un libro molto concreto, è un libro che parla della vita vissuta, della quotidianità delle persone, delle famiglie, delle comunità, dei popoli. E quindi noi vedremo che i profeti in questo percorso ci inviteranno a confrontarci con tematiche che sono quotidiane nella vita delle nostre famiglie. Stasera, per esempio, ci confronteremo su questo passaggio di consegne fra Mosè, il profeta più grande che il popolo degli ebrei ricordi, e Giosuè, che era un suo servitore, un suo aiutante. Nelle prossime occasioni ci confronteremo con la malattia che bussa alla porta delle famiglie, ci confronteremo con un matrimonio che potrebbe essere di interesse o anche d'amore, e anche con tante altre tematiche che poi di volta in volta scopriremo insieme. I libri profetici per noi cattolici sono i libri che hanno come nome il nome di un profeta. Per noi i libri profetici sono Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Osea. Per i nostri fratelli ebrei, invece, ma i libri profetici, essi inseriscono anche il libro di Giosuè, che abbiamo ascoltato nel suo inizio stasera, il libro dei Giudici, il primo e il secondo libro dei Re, il primo e il secondo libro di Samuele. Questi libri, che noi consideriamo storici, gli ebrei li considerano profetici. E per questo dobbiamo utilizzare anche il libro di Giosuè, che è un po' il libro che fa da passaggio dal Pentateuco, i primi cinque testi della Bibbia che formano la Torah, la legge, il libro della Genesi, dell'Esodo, dei Numeri, del Deuteronomio e del Levitico, e poi tutto il resto della parola che il Signore ci ha regalato. E questo libro proprio si chiama Libro di Giosuè perché è protagonista di questa avventura che il libro racconta, è proprio Giosuè. Giosuè è figlio di Nun,
Mosè sceglie come suo servitore, come suo aiutante. E quindi il passaggio dell'eredità non si concretizza nel momento in cui Mosè muore e c'è bisogno che qualcuno prenda la sua eredità, ma inizia da lontano, inizia molto prima, come dovrebbe essere in ogni famiglia, come dovrebbe essere in ogni parrocchia, come dovrebbe essere in ogni situazione e in ogni circostanza. E per indicare che la chiamata di Giosuè da parte di Mosè indicherà per lui una vita rinnovata, completamente diversa, c'è anche il cambio del nome. Infatti, dai testi, noi sappiamo che Giosuè si chiamava Mosè e che Mosè cambia il nome Giosuè, che significa Dio salva, e che poi nel Nuovo Testamento come nome diventerà Gesù. In qualche modo quindi Giosuè diventa anche l'immagine di Gesù, come lo troviamo nel Nuovo Testamento. Mosè era stato chiamato da Dio, lo sappiamo tutti, attraverso la rivelazione del rovedo ardente. Aveva fatto cose grandissime per il popolo, lo aveva liberato dalla schiavitù dell'Egitto, gli aveva fatto attraversare il Mar Rosso, lo aveva accompagnato e guidato negli anni del deserto, aveva pregato Dio per il popolo affinché il popolo potesse essere protetto dai nemici, perché il popolo potesse avere acqua da bere e il cibo da mangiare. Eppure Mosè è stato sempre molto criticato dal popolo. Avevano sempre qualcosa da ridire contro questo povero Mosè. Tanto che un giorno Mosè, quasi con Dio, se la prende e gli dice: Signore, ma mica l'ho generato io questo popolo. Questo popolo è tuo. Questo popolo l'hai generato tu. L'hai portato tu in greco. Tu l'hai fatto esistere. Mi hai chiesto di guidarlo, aiutami perché io non ce la faccio. Ed ecco che ad aiutare Mosè arrivano gli anziani e arriva questo giovane Giosuè. Qual è il primo episodio in cui Giosuè si rivela? È un episodio di guerra. Nel deserto c'erano sempre dei popoli che combattevano contro altri popoli, e nel deserto erano famose le bande degli Amaleciti che assalivano i popoli nemici e li depredavano, li uccidevano, li mettevano in difficoltà, soprattutto perché li assalivano nella loro parte più debole, dove c'erano gli anziani, dove c'erano i bambini, dove c'erano le donne, dove potevano fare razzia di bene. E quindi a un certo punto Mosè dice a Giosuè: tu ci devi difendere da questo popolo, tu ci devi aiutare perché questo popolo degli Amaleciti non si approfitti di noi e non ci riduca a nulla. E Mosè, nel tempo ancora abbastanza giovane, si prende questa responsabilità, se la prende perché gliela dà Mosè e perché Mosè gliela dà a nome di Dio. Attraverso di te è Dio che salva. Non pensare di essere tu il salvatore del popolo. E infatti, lo ricorderete tutti, il racconto di quella famosa battaglia, Giosuè vinceva nel momento in cui sul monte Mosè alzava le mani e pregava Dio. Quando Mosè si stancava di tenere le mani in alto e quindi di pregare, il popolo perdeva. Tanto che ad un certo punto Aronne e Hur, che avevano accompagnato Mosè sul monte, sorreggono le mani di Mosè perché possano rimanere sempre levate verso Dio, e così Giosuè può salvare.
le qualità della persona, ma è lui che lo è. E perché Giosuè possa interiorizzare l'importanza di Dio nella sua vita e nella vita del popolo, nella sua storia e nella storia del popolo, il secondo momento in cui torna in prima pagina la figura di Giosuè è quando Mosè gli chiede di accompagnarlo sul monte per ricevere le tavole della legge, le 10 parole. È bellissimo questo. Mosè si fa accompagnare in un momento di intimità grandissima con il Signore. Egli parlava con il Signore come un amico parla ad un amico. Ma questo rapporto così profondo e così bello, Mosè non se lo vive in modo esclusivo, lo vuole condividere con qualcuno che stia insieme con lui, proprio perché quel momento di intimità possa essere contagioso, perché si possa fare esperienza del fatto che non è con il proselitismo che si acquistano nuovi discepoli per il Signore, ma è con la testimonianza della vita, essendo testimoni della bellezza dell'incontro con il Signore. E il fatto che Giosuè stesse con Mosè sul monte Sinai lo salva dal peccato di idolatria che il popolo commise nel villaggio ai piedi del monte Sinai, quando si costruì il vitello d'oro, e quindi questo gli permise di mantenersi fedele al Signore e quindi di poter ricevere anche l'eredità spirituale da parte di Mosè e quindi di poter guidare a suo tempo il popolo degli ebrei. Mosè ci insegna una caratteristica fondamentale che ogni padre dovrebbe avere. Non è la prima volta che nella Bibbia si parla di paternità spirituale, oltre che di paternità e maternità fisica. Prima di Mosè si era parlato di una paternità spirituale nei confronti di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, quando attraverso la spiegazione dei sogni indicò la strada della salvezza al faraone, alla sua famiglia e a tutto l'Egitto. Il faraone diceva a Giuseppe: tu sei per me come un padre, tu sei per me come una guida che mi illumina il cammino e mi indica la direzione. E poi c'è proprio questo passaggio di Mosè e di Giosuè. E vi dicevo, Mosè ci fa vedere una caratteristica che ogni padre e ogni madre dovrebbero avere, e cioè la capacità di lasciare andare, la capacità di trasmettere l'eredità, che non sono tanto le cose, una ditta, un'impresa, una villa, una macchina, del denaro, sono i valori, le cose importanti, le cose belle che si sono sperimentate. Mosè a un certo punto dice: io mi sono fatto vecchio, non ce la faccio più ad andare e a venire, non posso più guidarvi perché voi siete diventati un popolo numeroso e siete un popolo esigente, non è più per me, io mi faccio da parte, da ora in poi vi guiderà Giosuè. Non è una scelta unidirezionale semplicemente da parte di Mosè, è il Signore che ha indicato a Mosè di scegliere Giosuè, il quale, come vi dicevo, era ormai al servizio di Mosè da tanti anni e quindi era pronto a ricevere l'eredità e fa l'esperienza di questa consegna senza nessuna costrizione, se non un invito ad essere forte, ad essere coraggioso, a guardare al positivo: ovunque metterai i tuoi piedi, Dio ci sarà. A non guardare solo dietro, si è fatto sempre così, a
semplicemente quello che aveva fatto Mosè. Ci sono tante somiglianze tra Mosè e Gesù, ma ci sono anche tante differenze. Gesù è questo lo sa e non pretende di essere un nuovo Mosè, ma si prende le sue responsabilità. Era un uomo in gamba, grande guerriero, grande uomo anche di preghiera, di intimità con Dio, anche oggi diremmo un uomo di intelligence. Insieme con altri esploratori andarono a vedere la terra promessa, come era fatta, come erano le situazioni, come erano le persone, se era una terra ricca oppure no, e lui ci ha saputo fare anche in quel campo. Mosè riconosce i meriti e non dice a Giosuè, appunto, tu devi fare tutto quello che ho fatto io, gli dà il compito, gli dà il mandato, gli dà il mandato sulla fiducia, gli affida una missione che deve essere compiuta nel nome del Signore prima di tutto, perché tutto viene dal Signore, perché tutto è dono di Dio. Se poi noi guardassimo ancora nel Vecchio Testamento, noi vedremmo altre situazioni di paternità e figliolanza spirituale in cui c'è un padre che consegna e un figlio che riceve. Non sempre un padre all'altezza di Mosè, ma a volte anche un padre che noi definiremmo mediocre, come per esempio il sacerdote Eli, che era nel tempio a Silo e che però non aveva un grandissimo carisma. Come diceva in un commento il cardinale Martini, probabilmente un sacerdote che, nonostante fosse sacerdote, non aveva mai fatto una vera esperienza di Dio. Questo sacerdote aveva completamente fallito con i suoi due figli naturali, non riusciva ad educarli. Quei due figli erano veramente terribili, si comportavano in modo disonorevole contro la legge di Dio, contro il padre, contro il popolo stesso. Ma egli vive un'esperienza di paternità spirituale molto forte con Samuele. Anche qui ricorderete senz'altro l'episodio. Egli era in chiesa ed è bello notarlo questo, che nonostante forse non aveva fatto una vera esperienza di Dio, comunque il suo tempo in chiesa, nella casa del Signore, ci è passato. Vede entrare una donna, Anna, che va a pregare disperata perché desiderava un figlio che non arrivava. La sua capacità di discernimento è uguale a zero, perché dice a questa donna: se sei ubriaca, vattene fuori, smaltisci la tua svoglia. Non aveva capito invece come poi Anna gli rivelerà che era la sofferenza che la faceva pregare in silenzio, quindi le labbra si muovevano ma non si udiva il suono. E in ogni caso, alla fine, Eli benedice Anna e Anna riceve il dono del figlio, che poi verrà consegnato al Signore come aveva promesso. E anche con Samuele, quando Samuele si sentì chiamare, Eli all'inizio non ci aveva capito niente. Non ti ho chiamato figlio mio, vedete la paternità, non ti ho chiamato figlio mio, torna a dormire. Questo per due volte. Sono la terza volta Eli intuisce che può esserci qualcosa di più, qualcosa di diverso. Intuisce che il giovane Samuele non si sta sognando le cose. Se sentirai chiamarti ancora, di parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. Ecco la consegna più bella che dal punto di vista spirituale un padre può fare nei confronti del figlio: consegnare la parola, aprire il cuore e le orecchie dei figli all'ascolto della parola del Signore. Poi ci sono tante altre pagine
potrebbe andare così, sono di passaggio, quella di Elia e di Eliseo. Elia che chiama Eliseo alla sua sequela gettandogli il mantello, ed Eliseo che alla fine della vita chiede che i due terzi dello spirito di Elia scendano su di lui. I due terzi erano la parte di eredità che spettava al primogenito, all'amato della casa. Quindi Eliseo sta dicendo ad Elia: tu mi devi trattare come il primo figlio, mi devi trattare come colui che riceve da te tutta l'eredità che gli è dovuta. E così Eliseo riceve dal Signore i due terzi dello spirito di Elia e continua così l'opera della profezia, l'annuncio della parola, la testimonianza della carità del popolo. Nel Nuovo Testamento, in un qualche modo, Giovanni Battista è padre spirituale di Gesù, e anche Giovanni Battista ci insegna che a un certo punto io devo diminuire perché lui deve crescere. Quello che deve fare un padre, mettersi nell'ombra, farsi da parte quando è il tempo giusto perché il figlio possa vedere la luce, possa esprimersi nella sua pienezza. Ma poi è Gesù stesso che, pur dicendo con la bocca non ci sia per voi nessun altro padre se non il padre che è nei cieli, alla fine, quando parla degli apostoli, li chiama figli miei, li chiama proprio così, figli miei, figliolini miei. E quindi questa paternità spirituale che Gesù stesso trasmette ai suoi discepoli, così come San Paolo la trasmette ai suoi discepoli dopo averla ricevuta, perché Paolo fa l'esperienza della paternità di Anania, che gli ridona la vista e lo battezza, e fa l'esperienza della paternità di Barnaba, che lo accompagna in tutte le comunità, perché tutte le comunità pian piano lo possano accogliere. E quanto sia importante la dimensione della paternità spirituale, San Paolo ce lo dice con evidenza nella lettera ai Corinti, quando egli, parlando agli abitanti di questa città, dice: voi potete avere mille maestri, ma sono io che vi ho generato alla fede, sono io che sono il vostro padre, sono io che vi ho dato di Cristo. Ecco, questa bella realtà che ciascuno di noi dovrebbe sperimentare. Dovremmo chiederci: chi sono i nostri padri, le nostre madri spirituali, quelle che ci hanno insegnato il Cristo, quelle che hanno aperto la nostra vita alla fede, quelle che ci hanno accompagnato nei primi passi nell'esperienza della fede? E questo poi, in una lettura più familiare, deve portarci anche a interrogarci sul modo in cui nelle nostre famiglie, nelle nostre realtà di tutti i giorni, si vive questo tempo della consegna, questo passaggio della consegna, quel tempo in cui i genitori, per evidenti motivi di età, sono chiamati a farsi un pochino da parte e devono lasciare appunto le redini ai figli, consegnare l'eredità ai figli, quella materiale, ma soprattutto, come vi dicevo, quella spirituale. Uno sguardo, anche se così approssimativo il panorama, sulla paternità spirituale, così come ci viene presentata nella scrittura, potrà aiutare chi fra voi è genitore a interpretare al meglio questo passaggio di consegna, ad incoraggiare i figlioli a non dire: come vostro padre, come me, non c'è nessuno, ormai arriverete voi e porterete l'azienda al fallimento, con voi andremo tutti quanti al rotolo. Ma appunto dare coraggio, spingere verso la fortezza, sii forte e coraggioso, far sperimentare alle persone che ci possono essere modalità diverse,
e capire che non si è eredi, non si è figli eredi nel momento in cui si apre un testamento, nel momento vero e proprio della morte, ma che questa consegna, come ha fatto Mosè con Gesù, deve partire molto tempo prima, deve essere accompagnata per lunghi anni perché possa essere poi efficace. E questo ci viene testimoniato anche, concludo, da un altro piccolo documento che Papa Francesco ci ha consegnato in questi ultimi tempi, quello dedicato a San Giuseppe, il Patris Corde. Voi ascolterete fra qualche istante un passaggio della Patris Corde in cui Papa Francesco dice che l'amore del padre nei confronti dei figli, l'amore della madre nei confronti dei figli, deve essere un amore casto, un amore liberante, puro, non un amore possessivo, non un amore che inchioda, ma un amore che libera. Ma questo lo ascolteremo tra qualche istante con le parole di Papa Francesco, decisamente migliori. Essere padre significa introdurre il figlio all'esperienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scegliere, di libertà, di partenza. Forse per questo, accanto all'appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di castissimo. Non è un'indicazione veramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando l'amore è casto è veramente amore. L'amore che vuole possedere alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelice. Dio stesso ha amato l'uomo con amore casto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di mettersi contro di lui. La logica dell'amore è sempre la logica della libertà, e Giuseppe ha saputo amare con una storia veramente libera. Non ha mai messo se stesso al centro, ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù. Tutte le volte che ci troviamo nella tradizione di esercitare la paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai esercizio di possesso, ma segno che rinvia ad una maternità più alta. In un certo senso, siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe, ombra di un unico padre celeste, e fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa proprio i suoi giusti e sui ingiusti, e ombra e segue.
Sarebbe bello poter condividere fra noi quello che è la parola del Signore ha suscitato nei nostri cuori, ma in questo contesto è un po' troppo complicato e difficile. Però nulla vieta che questo possa essere fatto nell'ambito delle nostre famiglie, nell'ambito delle nostre comunità parrocchiali, nell'ambito dei nostri gruppi, nell'ambito dei luoghi in cui lavoriamo. Nulla vieta di poter parlare di questo passaggio di consegne, di questo amore libero e liberante che il Signore ci chiede di avere, di questo incoraggiamento e questa missione che dobbiamo avere per i nostri figli reali e per i nostri figli spirituali. Così come sarebbe bello che ciò che la parola di Dio ha suscitato in noi possa essere trasformarsi in preghiera verso il Padre, preghiera comune, preghiera universale di tutti quanti noi fedeli, ma anche questo è un po' complesso. Perciò facciamo sintesi di ogni intenzione di preghiera che il Signore ci ha suscitato nel cuore, recitando insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito.